Care mamme e cari papà, oggi è la prima volta che vi faccio entrare nel posto dove io lavoro, cioè lo sportello di Fiocchi in ospedale. Eccoci arrivati. Come potete vedere, questo è proprio il posto, la stanza dove io accolgo le mamme che si trovano nel reparto di clinica ostetrica. Qui c'è un fasciatoio, qui c'è la scrivania e come potete vedere sulla scrivania ci sono anche tanti libri, libri che riguardano i bimbi molto piccoli. Questo perché? Perché io ci tengo sempre molto a far capire alle neomamme e in generale ai neogenitori che è molto molto importante riuscire a creare una relazione con il proprio bimbo da subito. Quindi ancora durante la gravidanza è un'ottima attività quella di parlare al proprio bambino dentro la pancia. Oltre che parlare, si può anche raccontare delle favole oppure cantare delle canzoncine. Infatti, l'argomento di oggi è proprio quello che riguarda la voce della mamma. La voce della mamma, infatti, ha un effetto molto positivo su il bambino, anche molto piccolo. Quindi, sì, nei primi giorni della nascita noi possiamo notare che il bambino, il neonato, è assolutamente in grado di riconoscere la voce della mamma. Perché? Perché è abituato a sentirla già durante i mesi della gravidanza. Pensiamo che un bambino è capace di riconoscere la voce della mamma, di sentirla già a partire dall'ultimo trimestre della gravidanza e in particolare è in grado di riconoscere e di sentire i suoni a bassa frequenza, quindi oltre alla voce della mamma anche il battito cardiaco e il rumore che viene prodotto dal funzionamento degli organi interni. E quindi una volta nato il bambino riesce a distinguere la voce della mamma, ma anche del papà se l'ha sentita durante la gravidanza, e a trarre veramente moltissimi benefici, tra cui il primo è un effetto calmante. La voce della mamma, oltre ad avere un effetto calmante sul bambino, ha anche un'importante funzione per quanto riguarda lo sviluppo del cervello del neonato e anche nel favorire la creazione delle connessioni tra neuroni. Per cui, sin da quando è nato, vi consiglio di cercare di parlare al vostro bimbo il più possibile. Non vi deve preoccupare il fatto che non è in grado di comprendere le parole che voi state pronunciando, quindi di capire il significato di quello che state dicendo. Perché quello a cui lui è abituato è più che altro l'intonazione e il ritmo della vostra voce. Una specie di musica che l'ho accompagnato per tanti mesi. E ci sono veramente tanti modi per coccolarlo con la vostra voce, perché si tratta di una vera e propria coccola, di un modo per conoscere meglio il vostro bambino e per creare una relazione positiva con lui. E potete, appunto, come dicevamo anche all'inizio, cantargli delle filastrocche, oppure, perché no, magari cantargli anche la ninna nanna che vi cantava la vostra mamma oppure la vostra nonna quando eravate piccoli. Il modo in cui le mamme parlano con i loro bambini, specialmente se molto piccoli e appena nati, ha delle caratteristiche del tutto particolari, nel senso che una mamma parla con il proprio bambino in un modo particolare.
con le altre persone, con il proprio compagno, con i propri amici, non parla in questo modo. E questo modo di parlare della mamma col proprio bambino si chiama in italiano mammese e invece in inglese viene chiamato baby talk. E questo modo di parlare ha tra le varie caratteristiche quello di utilizzare un tono di voce più alto e anche molte ripetizioni. Infatti, quello che è particolarmente utile è utilizzare sempre dei termini molto semplici e quasi parlare come se fosse una cantilena. E questo sempre perché i bambini amano moltissimo essere cullati da questo ritmo che viene prodotto dalla voce. Care mamme e cari papà, quindi sbizzarritevi e l'importante è che voi cerchiate di comunicare e di utilizzare la propria voce per creare un legame con il vostro bambino. E non preoccupatevi all'inizio se non sapete cosa dire oppure se vi sembra anche un po' ridicolo, perché è veramente molto molto importante. È arrivato il momento di salutarci e io vi aspetto la prossima settimana dallo sportello Fiocchi in ospedale. Ciao!